Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar Naturalizzazione Unica Ambientale Approfondimento, il webinar appunto di approfondimento che conclude gli incontri online su questa tematica. Sono Paola Pirani di Formez PA, vi do il benvenuto al webinar di oggi e do il benvenuto anche ai relatori che sono Massimo Pugioni e Giuseppina Russo, esperti di semplificazione Formez PA, ai quali a breve passerò la parola. Gli eventi online su questa tematica sull'AUA concludono appunto il terzo ciclo del programma Dalla Sospensione alla Ripresa, un programma di informazione, formazione e affiancamento a distanza delle amministrazioni sulla ripresa delle attività produttive dopo questa emergenza sanitaria. Ed è un'attività del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione che Formez PA realizza sul mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. Questo programma si rivolge a tutte le amministrazioni coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni per le attività di impresa e si pone l'obiettivo di fornire degli strumenti utili alle amministrazioni per dare risposte tempestive alle imprese che riapriranno dopo questo periodo o che avvieranno ex novo le loro attività. Le tematiche trattate da questo programma sono state la conferenza dei servizi semplificata, il silenzio assenso, l'autorizzazione unica ambientale, il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Quest'ultima tematica, vi ricordo che il webinar di approfondimento ci sarà il prossimo 9 luglio. Questo programma ha avuto questa caratteristica, ovvero di avere prima un webinar introduttivo alla tematica, poi la creazione di un gruppo di lavoro interattivo per l'approfondimento dei casi concreti e alla fine un webinar di approfondimento sui risultati del gruppo di lavoro. E proprio oggi, in questo webinar, parleremo dei casi che sono stati portati dal gruppo di lavoro del 18 giugno scorso da Laura Casadio del comune di Imola, SUAP, addetta allo sportello, da Francesca Goia e Barbara Borin della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispettivamente responsabile dell'ufficio di coordinamento dei procedimenti di AUA e referente della struttura stabile per la semplificazione e il coordinamento normativo, amministrativo e digitale in materia di sportello unico. Andiamo a vedere quali sono state comunque le attività realizzate dal nostro progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione fino a giugno 2020, cioè fino praticamente all'altro giorno. Abbiamo svolto attività di formazione in presenza a distanza, ben 109 eventi di sensibilizzazione e formazione con più di 23.000 partecipanti ai nostri eventi e più di 2.000 amministrazioni coinvolte. Sono stati costituiti 7 centri di competenze regionali per la semplificazione in Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria. Ci sono stati dei lavori di affiancamento e consulenza in presenza e a distanza, ben 14 indagini di monitoraggio e verifica dell'attuazione delle misure di semplificazione ed è nata la nostra rete di esperti, la comunità di pratica, rete.italiasemplice.gov.it. Queste sono le tematiche dei nostri webinar e seminari, sono andate dalla conferenza dei servizi alla modellistica unificata e standardizzata, l'impresa, l'edilizia, la digitalizzazione, la normativa emergenziale, il ruolo del SUAP con il Covid-19, lo spettacolo e trattamenti pubblici, notifica sanitaria, semplificazioni per le imprese certificate, ambiente. Tutti i nostri eventi li potete trovare nell'annodo di eventi pa.formez.it al nodo 17455. Lì troverete tutto l'elenco di seminari e eventi online. Potete cliccare sul titolo di vostro interesse e da lì ritroverete la pagina di eventi dove troverete le slide e la registrazione. Andiamo velocemente all'incontro di oggi. Dopo questa accoglienza, ci saranno l'esposizione e l'approfondimento dei casi esaminati dal gruppo di lavoro e saranno presentati da Massimo Pugioni e Giuseppina Russo. Poi, nell'ultima parte del nostro webinar, ci sarà spazio per le vostre domande e risposte. La chat, questo strumento così importante in cui potete interagire con me per avere supporto e per poter scrivere le vostre domande. Vi ricordo che nel nodo di eventi PA 220092, dove vi siete iscritti, troverete già dalla serata di oggi le slide e la registrazione e i casi che sono stati trattati. Ricordo infine, prima di lasciarvi, che l'attestato di iscrizione verrà dato solamente a coloro che sono iscritti all'evento e che hanno partecipato per almeno il 20% del tempo.
Mi chiede inoltre di attendere per le attestazioni qualche giorno, il tempo tecnico dello studio dei log e poterli appunto attestare. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento, un buon lavoro e lasciare la parola a Giuseppe. Eccomi, aspettiamo, buongiorno a tutti. Innanzitutto aspettiamo il tempo delle slide. Eccoci qua. Allora, completiamo oggi, come diceva la dottoressa Pirani, il ciclo dedicato all'autorizzazione unica ambientale. Abbiamo fatto il primo seminario di webinar di approfondimento l'8 giugno. In particolar modo abbiamo trattato gli aspetti più critici che sono emersi soprattutto a seguito di un monitoraggio che è stato fatto nel 2019 e rivolto alle autorità competenti presenti sul territorio nazionale, sia regioni che province, e oltre a quelli che è stata l'analisi di una serie di dati quantitativi che riguardavano i tempi per l'istruttoria, per la gestione delle conferenze di servizio, il numero di AUA che erano state adottate, abbiamo chiesto anche ai referenti le criticità diciamo, insite nella norma e che in qualche modo hanno riscontrato poi nell'applicazione pratica appunto del regolamento relativo all'autorizzazione unica ambientale. Sulla base di queste criticità, l'8 giugno il webinar ha cercato di sviluppare e anche di dare le informazioni in merito a quelle che sono le prassi applicative che si sono definite in questi anni, appunto nella fase vera e propria di applicazione del regolamento. A seguito di questo webinar, il 18 giugno, abbiamo avuto un gruppo di lavoro. Sono stati presentati quattro quesiti, di cui io tratterò i primi due e poi successivamente li tratterà il dottor Pugioni, gli altri due quesiti. Il primo quesito in realtà tratta, diciamo, di quelle che sono alcune criticità che si possono presentare nella fase di rilascio, appunto, dell'AUA. Mentre criticità soprattutto presenti diciamo, per il SUAP, perché il SUAP che è il soggetto competente al rilascio effettivamente del titolo. Poi il secondo quesito tratterà le modifiche sostanziali e non sostanziali, in particolar modo ci soffermeremo sulla parte delle modifiche che riguardano il titolo diciamo, relativo alle emissioni in atmosfera che viene normato dall'articolo 269 del codice dell'ambiente. Allora, il primo quesito, quindi che tratta appunto della fase di rilascio, è stato presentato dalla referente del SUAP di Imola. In Regione Emilia-Romagna, a differenza delle altre regioni, l'autorità competente al rilascio dell'AUA in effetti è l'ARPA, mentre nel resto del territorio nazionale abbiamo cinque regioni che mantengono la competenza all'adozione dell'AUA. Mentre in tutti quanti gli altri casi è sempre la provincia che è l'autorità competente appunto all'adozione del provvedimento di AUA. Il problema che presentava la vostra collega è il seguente, e appunto sostiene la vostra collega, dal momento in cui l'ARPAE ha adottato il provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP, il SUAP nell'arco di 3-7 giorni adotta un atto di rilascio del provvedimento, quindi come dire, completa il suo iter attraverso appunto una determina dirigenziale che diciamo, di adozione del provvedimento trasmesso appunto dall'ARPA, dall'autorità competente. Contemporaneamente viene inviato una PEC al tecnico delegato dal gestore contenente la richiesta del versamento dei diritti di istruttoria sia che riguarda l'ARPA e sia il SUAP. Quando l'ARPA invia praticamente trasmette il provvedimento adottato al SUAP, invia anche una lettera in cui si dice che appunto il SUAP deve rilasciare il provvedimento di AUA soltanto previa verifica dell'avvenuto pagamento a saldo delle spese di istruttoria. Il problema qual è? Che il SUAP, seppur praticamente adottato questo il provvedimento di AUA, diciamo fatto confluire nel provvedimento finale previsto dall'articolo 7 del DPR 160, di fatto si trova nella condizione di non poterlo rilasciare perché il gestore non ha ancora diciamo, completato il pagamento degli oneri istruttori che ricordiamo essere compresi di una parte fissa e di una parte variabile. La criticità dove è stata? Nel fatto che il gestore può scaricare di fatti il provvedimento che è stato adottato dall'autorità competente dal sito della pagina degli atti adottati dell'ARPAE.
Allora, il problema che poneva la vostra collega è il seguente. Dice, di fatto noi ci troviamo in una situazione sua, perché seppur adottato il provvedimento, quindi firmato, diciamo, con determina dirigenziale, di fatti non può concludere il procedimento perché non può rilasciare il provvedimento di AVA in quanto non sono stati, come dire, pagati ancora tutti quanti gli oneri istruttori. E si pone di fatto due domande. Il gestore in possesso del provvedimento di AVA adottato dall'autorità competente, ma sprovvisto dell'atto di rilascio del SUAP, si trova in uno stato di non autorizzazione, giusto? E la seconda domanda è la seguente: il SUAP dovrebbe modificare il proprio iter? E se sì, come? Allora, per quanto riguarda la risposta alla prima domanda, è contenuto nella domanda stessa. Effettivamente, il provvedimento, diciamo, di AVA, il gestore è in reale possesso dell'AVA solamente quando il SUAP ha trasmesso tramite PEC il provvedimento conclusivo di cui è l'articolo 7 del DPR 170. Prima di fare, diciamo, qui dobbiamo cercare un po' di riprendere quelle che sono le fasi principali del procedimento, anche perché sono stati posti a destra della slide, vi ho posto anche due quesiti che in qualche modo erano stati appunto presentati, a cui abbiamo dato risposta durante il webinar dell'8 giugno, in cui si chiedono ancora dei chiarimenti rispetto a quello che è l'assetto delle competenze. Noi dobbiamo tenere presente questo, che il provvedimento di AVA viene richiesto presentando l'istanza al SUAP. Il SUAP è diciamo, l'amministrazione responsabile del procedimento, perché per tutte quelle che riguardano le attività produttive di beni e servizi, ogni intervento il gestore o comunque colui che deve attivare un'attività di servizi deve presentare, diciamo, la richiesta attraverso appunto il SUAP, per cui il SUAP è, diciamo, l'amministrazione responsabile del procedimento. Una volta che quindi il procedimento inizia con il SUAP e si conclude con il SUAP, all'interno di questa fase, diciamo, procedimentale esiste un processo interno che è quello che riguarda l'adozione del provvedimento di AVA. Il provvedimento di AVA da chi viene adottato? Viene adottato dall'autorità competente. Quindi il SUAP, una volta ricevuta l'istanza da parte del gestore, dopo aver fatto la verifica formale dell'istanza, trasmette l'istanza all'autorità competente, ai soggetti competenti in materia ambientale, e quando sussiste il caso che quell'istanza presentata al SUAP, diciamo, contiene soltanto la richiesta di AVA, in quel caso, diciamo, tutta la responsabilità dell'adozione del provvedimento di AVA è in capo all'autorità competente, che si deve coordinare con i soggetti competenti in materia ambientale, cioè quei soggetti che fanno capo, che devono rilasciare quelle autorizzazioni, quei pareri che sono ricontenuti nei 7 titoli abilitativi ricompresi nell'AVA, di cui all'articolo 3 del DPR 59 del 2013. Quindi 7 titoli ricompresi appunto, diciamo, nel regolamento. Cosa succede? Rispetto a chi ha il ruolo delle competenze, noi dobbiamo tenere presente che il regolamento del DPR 59 del 2013 è una norma procedurale, nel senso che, diciamo, non è andata a intervenire all'interno di quelle che sono le singole norme, diciamo, settoriali. Di fatto il regolamento, diciamo, gestisce, coordina in un unico, prevede di coordinare in un unico atto comprensivo di uno o più di quei 7 titoli ricompresi appunto ricadenti nell'AVA, e a favore del gestore di un impianto, di un'attività, è la possibilità di avere, vi è la possibilità di avere un unico titolo con validità di 15 anni che comprende uno o più di quei 7 titoli. Per quanto quindi, mentre diciamo, l'autorità competente ha la responsabilità dell'adozione del provvedimento di AVA, rispetto ai 7 titoli abilitativi, nulla è cambiato. Il DPR 59 del 2013 non ha aggiunto altri presupposti, altri requisiti, altre prescrizioni o altri criteri, che restano sempre validi quelli previsti dalle singole norme di settore. Per cui, nel merito del contenuto del provvedimento rilasciato dal soggetto competente, lì la responsabilità è sempre in capo al soggetto competente, mentre l'autorità competente deve coordinare in un unico titolo quelli che sono gli N titoli o i pareri che sono, diciamo, che sono stati appunto
dati dai singoli soggetti competenti ambientali in un unico atto, quindi diciamo che un'unica determina, che è un atto che ha una valenza esclusivamente interna, che produce i suoi effetti nei confronti dell'interessato solo dopo che vi è stata l'emissione da parte del determina dirigenziale da parte del SUAP, perché il provvedimento di AVA deve confluire nel provvedimento finale di cui è l'articolo 7 del DPR 160. Quindi il procedimento si apre appunto con il SUAP e si chiude con il SUAP. Per la conclusione dei termini procedimentali si hanno quando il SUAP trasmette al gestore e per conoscenza al soggetto competente, all'autorità competente e ai soggetti competenti il provvedimento finale. Ora, questo provvedimento finale, se è, diciamo, prevede solo l'AVA, contiene soltanto l'AVA e quindi in questo caso, se ricorrono tutti i presupposti, diciamo anche previsti dalla legge 241 del 90, l'autorità competente è responsabile anche dell'indizione e del Sì, si è bloccato il video e l'audio della dottoressa Russo è caduto all'aula. Infatti, adesso vediamo se riusciamo a ripristinare. Vi chiedo solo un attimo di pazienza. Giuseppina, quando puoi, vi apri la webcam. Aspettiamo solo un secondo. Ok, grazie Simonetta, spero che così si senta un pochino meglio. Perfetto, allora aspettiamo ancora. Ecco, allora è rientrata in aula, allora vediamo appena riesce ad aprire microfono e webcam. Ci siamo? Ok. Grazie, scusate, ma non ho capito, io non ho toccato nulla, ma è caduta la mia connessione, Paola. Sì, non ti preoccupare. Quindi non ricordo dove sono arrivata. Comunque, di fatto, stavo dicendo che praticamente quando l'istanza avviene, sento un ritorno della voce, però, Paola, non. Ho sistemato, adesso dovrebbe andare. Quindi stavo dicendo che quando l'istanza viene presentata al SUAP e contiene, diciamo, soltanto l'autorizzazione unica ambientale, la richiesta di autorizzazione unica ambientale, in quel caso l'autorità competente, se ricorrono i presupposti, diciamo, i presupposti previsti dalla legge 241 del 90, indice ed eventualmente convoca la conferenza di servizi. Quando invece l'istanza presentata al SUAP contiene ulteriori atti che possono riguardare per esempio il titolo abilitativo edilizio o la materia per l'autorizzazione paesaggistica o anche la prevenzione incendi, in quel caso il SUAP è responsabile di tutta quanta l'istruttoria e quindi deve diciamo, indire ed eventualmente convocare la conferenza di servizi e quindi la competenza, l'indizione e convocazione della conferenza di servizi è in capo praticamente al suo. Per la motivata conclusione positiva della conferenza di servizi sostituisce tutti quanti i titoli che sono stati richiesti. Per farvi capire il concetto appunto che poi il provvedimento di AVA confluisce nel titolo finale, soprattutto ecco nelle situazioni in cui oltre all'AVA sono previsti altri titoli, può accadere questo, diciamo, un qualcosa di particolare, nel senso che l'AVA può essere stata adottata positivamente, quindi l'autorità competente ha adottato l'AVA, ma può succedere che all'interno di quel procedimento, per esempio, la conclusione della conferenza di servizi è negativa perché, per esempio, non sono stati possibili per diversi fattori adottare uno o più altri titoli. Quindi in quel caso lì, anche se l'AVA è stata adottata, non prende efficacia perché di fatti quell'AVA ha efficacia solamente diciamo, all'interno del provvedimento conclusivo di cui è l'articolo 7 del DPR 160, per cui anche la validità dei 15 anni dell'AVA scattano dal momento che praticamente è stato rilasciato il provvedimento da parte del SUAP.
Per quanto riguarda poi nel dettaglio rispetto alla seconda domanda, noi abbiamo, prima del lavoro di approfondimento, abbiamo analizzato il regolamento dell'ARPAE. Allora, per quanto riguarda il regolamento dell'ARPAE, specifica che l'ARPAE istruisce le pratiche, diciamo, quando insieme all'istanza, cioè, insieme all'istanza occorre, presentare anche l'attestazione del versamento degli oneri istruttori. Scusate, metto un attimo l'occhiale perché non leggo dalle slide. Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni uniche ambientali, il pagamento da parte delle imprese avviene in via anticipata o in autoliquidazione. Nello specifico, il regolamento dell'ARPAE che cosa prevede? Prevede che le prestazioni che sono effettuate indicate nel tariffario vengono effettuate a seguito di anticipato dei relativi oneri per le autorizzazioni ambientali oppure sulla base di un preventivo dei costi sottoscritto per accettazione dell'impegno da parte dei richiedenti in tutti quanti gli altri casi. Quindi cosa succede? Che durante la fase di istruttoria o di adozione del provvedimento l'ARPAE formula eventuale richiesta di conguaglio oppure effettua il riaccredito di maggiori quote versate a conclusione del procedimento. Quello che c'è, appunto, poi abbiamo anche analizzato il regolamento del SUAP del Comune di Imola, di fatto un regolamento molto generale, dove non sono riportati, ecco, quelle che sono proprio le fasi endoprocedimentali, quindi la gestione del procedimento, diciamo, i casi di recivibilità o anche, diciamo, i termini di conclusione del procedimento, ma è un regolamento piuttosto generale. Per cui quello che ci chiedevamo e che abbiamo chiesto appunto alla vostra collega è stato, siccome dal regolamento ARPAE è abbastanza evidente che l'ARPA istruisce le proprie istruttorie soltanto a seguito di avvenuto pagamento, ci siamo chiesti come mai l'ARPA comunque in ogni caso diciamo, istruisce queste pratiche anche se c'è questa carenza, c'è questa criticità di mancanza appunto di pagamento degli oneri istruttori che sappiamo essere composti da una parte fissa e da una parte variabile. La collega infatti di fatto diciamo, ha risposto che la prassi solitamente è questa, la gestione diciamo, della presentazione dell'istanza avviene per via telematica e quindi diceva appunto la collega, di fatto noi non controlliamo come SUAP l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, però che cosa succede? Che quando viene inoltrata l'istanza all'autorità competente, cioè l'autorità competente di fatto non si è mai rifiutata di istruire ed adottare delle pratiche anche in mancanza del pagamento degli oneri istruttori. Solitamente, dice, di solito i tecnici pagano la quietanza con la fissa di 26 euro e poi dice, tutto quello che resta da pagare degli oneri istruttori viene fatto successivamente. Allora, di fronte, quindi difatti c'è un vizio in qualche modo che si lega tra l'autorità competente, che è appunto l'ARPAE, e anche lo stesso SUAP, perché di fatti comunque istruiscono in ogni caso, portano avanti questo procedimento, però non hanno regolamentato in nessun modo come devono fare di fronte a queste situazioni, perché di fatto poi chi si trova il problema se lo trova il SUAP perché lo sforamento dei tempi per la non conclusione del procedimento è in capo praticamente al SUAP. In effetti poi diceva la vostra collega che di fatti quando appunto l'autorità competente ha adottato il provvedimento di AVO e trasmette il provvedimento al SUAP e nello stesso tempo una lettera protocollata dove vi è uno specchietto di tutti quelli che sono gli oneri che appunto il gestore ha già pagato, diciamo gli oneri che sono ancora dovuti e quindi il saldo di questi oneri, invitando anche diciamo al gestore, comunica al gestore l'avvenuta adozione del provvedimento da parte dell'ARPAE e diciamo per conoscenza questa comunicazione viene trasmessa anche all'autorità competente. Il suggerimento che noi abbiamo potuto dare rispetto a questo primo, diciamo, a questa criticità è quello di regolamentare in qualche modo la fase praticamente diciamo, questa criticità. Regolamentare in base a che cosa? In base, diciamo, all'articolo 15-ter del decreto legge 34 del 2019 che fa riferimento proprio alle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali. In effetti, vi leggo appunto l'articolo 15-ter che dice: gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi alla ricezione delle segnalazioni di certificati di inizio attività che riguardano attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
Quindi, in forza di questo regolamento, il SUAP può, come dire, legiferare, normare gli aspetti che possono riguardare l'irricevibilità eventualmente dell'istanza per mancato pagamento, disciplinare l'eventuale fase, diciamo che c'è tra l'adozione e il rilascio del provvedimento, appunto, di AVA, e la sospensione dell'efficacia del provvedimento nelle more, appunto, del pagamento. In ogni caso, quello che è stato suggerito, appunto, alla vostra collega è quello di, come dire, anche di trovare un accordo insieme all'ARPAE, cioè l'ARPAE nel momento in cui adotta il provvedimento di AVA, tra le prescrizioni dovrebbe indicare che diciamo, il provvedimento diventa efficace nei confronti dell'interessato solo a seguito di avvenuto pagamento al saldo delle spese istruttorie. Come dire, io in questo modo è chiaro che la ditta, diciamo, non è autorizzata a scaricare dal sito dell'ARPA il provvedimento adottato dall'ARPA, o seppur lo fa, di fatti non ha un titolo che ha un'efficacia perché non è quello che è stato rilasciato dal Sportello Unico. Ed è stato citato a tal proposito, appunto, come durante il gruppo di, diciamo, dei lavori che abbiamo fatto il 18 giugno, il riferimento al regolamento SUAP della Regione Sardegna, che appunto nei casi di irricevibilità, in forza appunto diciamo, dell'articolo 15 ter, ha dichiarato che, salvo diversa regolamentazione locale, il mancato pagamento dei diritti di segreteria, di cui al successivo articolo 2, non possono 22, non possono costituire motivo di irricevibilità della pratica. In caso di accertato mancato pagamento, salvo che la norma settoriale non provvede diversamente, i soggetti coinvolti possono procedere alla riscossione coattiva della somma dovuta senza che ciò condizioni l'acquisizione del titolo abilitativo. Quindi l'istruttoria comunque viene fatta, non viene dichiarata irricevibile, però poi diciamo, le amministrazioni possono appunto intervenire attraverso diciamo, la riscossione appunto in forma diciamo, la riscossione coattiva attraverso l'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda il regolamento SUAP, stabilisce ancora che ai fini dei termini di conclusione del procedimento, laddove a seguito dell'esito favorevole della conferenza di servizi sia necessario acquisire ulteriori documenti, quali pagamenti, polizze fideiussorie, assolvimento dell'imposta di bollo o simili adempimenti, il SUAP provvede comunque all'adozione del provvedimento finale nei termini e lo rilascia all'interessato solo una volta assolti gli adempimenti ulteriori prescritti nella determinazione motivata di conclusione del procedimento. In questo modo che cosa succede? Che il SUAP di fatto ha concluso il provvedimento, ha concluso il procedimento, quindi ai fini di quella che è il rispetto dei termini della conclusione del procedimento, il SUAP è nel rispetto dei termini, però quel titolo diventa efficace soltanto a seguito dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori. Per quanto riguarda, per esempio, un'altra diciamo, indicazione che abbiamo dato riguardava la regione toscana, e questo l'ha fatto anche oltre alla regione toscana, anche altre regioni. La regione toscana nel definire per esempio il versamento degli oneri istruttori stabilisce che, e se non sbaglio anche l'Umbria l'ha precisato, che quando diciamo, l'istanza di AVA contiene la necessità del titolo diciamo, dell'autorizzazione appunto allo scarico, in quel caso lì, se gli oneri istruttori non sono stati pagati al momento diciamo, della presentazione dell'istanza, in quel caso lì già il SUAP deve dichiarare improcedibile la domanda di AVA per autorizzazione allo scarico. Quindi deve comunicare appunto il gestore che la domanda è improcedibile, quindi non, diciamo, non viene proprio presentata all'autorità competente, ma è già improcedibile perché mancano appunto gli oneri dovuti all'autorizzazione appunto agli scarichi. Per quanto riguarda invece, quindi questo è per quanto riguarda il primo quesito. Il secondo quesito invece è stato posto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, responsabile dell'ufficio coordinamento dei procedimenti di AVA per l'ambito regionale appunto della prevenzione dell'inquinamento e riguarda in generale le modifiche sostanziali. La vostra collega poneva proprio questo quesito. Il DPR 59 del 2013 non individua una procedura specifica per le modifiche sostanziali, ma effettua un semplice rinvio all'articolo 4, cioè la procedura di rilascio dell'AVA. Questo che cosa implica? Implica che l'autorizzazione che approva la modifica sia a tutti gli effetti una nuova AVA, che sostituirà quindi l'AVA originaria con una nuova validità di 15 anni e si configura di fatto un rinnovo. Pertanto, nella modifica sostanziale, dal momento in cui noi rilasciamo una nuova AVA con una nuova validità di 15 anni,
Tutti i soggetti competenti devono intervenire nel procedimento perché di fatto noi stiamo rilasciando una nuova AVA. Si chiedeva in generale se noi eravamo a conoscenza di altre diciamo, linee guida regionali o appunto provinciali, se in qualche modo avevano, come dire, trattato in maniera più approfondita appunto la questione delle modifiche sostanziali. Inoltre la vostra collega diceva appunto che per quanto riguarda le linee guida della regione Friuli Venezia Giulia, loro hanno, diciamo, come dire, previsto una nuova modifica, diciamo, che chiamano modifica semplificata, un procedimento appunto di modifica semplificata relativa alle modifiche sostanziali quando si ritrovano nei casi in cui l'autorizzazione unica ambientale comprende il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del codice dell'ambiente, quindi le emissioni in atmosfera. Prima di entrare in effetti, quello che noi abbiamo potuto, diciamo, valutare è che analizzando un po' anche altre norme regionali o anche linee guida regionali o provinciali, di fatti quando si parla di modifiche sostanziali fanno un semplice rinvio a quello che prevede appunto il DPR 59 del 2013. Sappiamo che esistono due situazioni praticamente di modifiche. Abbiamo una situazione in cui è evidente sin dall'inizio al gestore, al tecnico, che la modifica che si sta apportando allo stabilimento, appunto all'impianto all'interno di quello stabilimento, è una modifica di natura sostanziale. Quindi in questo caso direttamente il gestore è obbligato a presentare un'istanza di AVA ai sensi dell'articolo 4, quindi si tratta praticamente di un procedimento di rilascio nuovo di un'altra AVA con una validità di 15 anni. Poi abbiamo un'altra condizione che è quella più generica, e cioè che noi abbiamo praticamente la condizione in cui il gestore è presente, in questo caso, nel primo caso, quando si tratta di modifiche sostanziali, l'istanza viene presentata direttamente al SUAP. Quando invece parliamo di modifiche generiche, l'istanza viene presentata di modifica, viene presentata all'autorità competente. Qui l'unica differenza che ho notato rispetto ad alcune linee guida regionali è che alcune regioni pongono anche in questo caso la necessità di presentare l'istanza, diciamo, di modifica direttamente al SUAP, oppure indicano preferibilmente di presentare l'istanza preferibilmente al SUAP. Di fronte ad un'istanza, diciamo, di modifica, ci sono due situazioni che si possono presentare. Una prima situazione in cui effettivamente la modifica viene valutata dall'autorità competente, intesi i soggetti competenti in materia ambientale, come non sostanziale, quindi decorsi 60 giorni, c'è cioè una sorta di silenzio assenso, il gestore praticamente può dare seguito alla modifica. Invece c'è il caso in cui questa modifica può essere valutata, anche se presentata, diciamo, come una modifica generica, diciamo, viene valutata dall'autorità competente, dal soggetto competente come modifica sostanziale, e quindi si rinvia e si ritorna di nuovo alla richiesta praticamente della modifica, cioè di una modifica sostanziale secondo quello che è appunto il procedimento previsto dall'articolo 4, quindi di un nuovo rilascio dell'AVA. Inoltre l'articolo 6,4 dice che le regioni e le province autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare anche quelle modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1. Innanzitutto noi dobbiamo tenere presente che per quanto riguarda le definizioni, diciamo, che dette il DPR 59 in merito alle modifiche, per modifica praticamente si intende una variazione, una qualifica, una qualunque variazione che può essere apportata al progetto realizzato o diciamo, da realizzare, che può provocare praticamente degli effetti sugli ambienti. Al di là poi di quella che è, diciamo, gli effetti, la valutazione degli effetti sull'ambiente, quindi, diciamo, secondo questa definizione, una qualunque modifica deve essere praticamente comunicata all'autorità competente. Quando si parla di modifiche sostanziali, il DPR che cosa fa? Fa rinvio direttamente alle modifiche sostanziali, così come sono definite all'interno praticamente delle singole norme di settore. Questo ricordandoci quello che avevamo detto prima, che di fatto appunto il regolamento AVA non ha modificato assolutamente quelli che sono i criteri, i presupposti, i contenuti, diciamo, previsti dalle singole norme di settore. Ora, nel merito, quando andiamo a parlare invece della modifica relativa appunto all'autorizzazione, diciamo, alle emissioni in atmosfera,
dobbiamo cercare di comprendere, di leggere in combinato disposto quello che prevede il DPR 59 del 2013 e quello che prevede l'articolo 268-269 del codice dell'ambiente. Articolo 269 che a partire dal 2010 ha avuto una serie di modifiche, ma quelle più importanti sono quelle che diciamo, sono avvenute nel 2014 e nel 2017. Di fatto nel 2014 è stato modificato l'articolo 269 da un altro decreto in cui praticamente è stato come dire, definito che quando parliamo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, noi dobbiamo tener conto che l'autorizzazione viene rilasciata per l'intero stabilimento, non si parla più di singoli impianti, ma il gestore responsabile di quell'intero stabilimento all'interno del quale possono essere presenti più cicli produttivi o anche più impianti, addirittura possono essere gestite attività differenti. Non solo, al di là quindi diciamo noi adesso quando parliamo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dobbiamo tener conto che parliamo dell'autorizzazione all'intero stabilimento. Non solo, la modifica apportata dal 2014 introduceva anche il concetto che spetta all'autorità competente decidere se in caso di modifiche se apportare diciamo un aggiornamento del titolo soltanto relativamente alla parte dell'impianto modificato, oppure se valutare di richiedere un rinnovo di quell'autorizzazione. Nel 2017 è intervenuta un'ulteriore modifica all'articolo 269, introducendo appunto il comma 1 bis. Dice: in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale, si applica in luogo delle procedure previste all'articolo 3, 7, 8, quindi diciamo, il rilascio di un'autorizzazione, tutta la procedura che prevede il rilascio appunto del titolo abilitativo relativo alle autorizzazioni in atmosfera. Si applicano invece le procedure previste dal regolamento appunto sull'AUA. Inoltre, se il regolamento in merito alle modifiche sostanziali prevede che fa rinvio alle norme diciamo, specifiche di settore, in questo caso qua quindi si applicano le procedure 3, 7 e 9. Quindi c'è stata una sorta di confusione perché di fatti abbiamo visto come il DPR 59 del 2013 di fatti fa riferimento appunto alle modifiche sostanziali, fa riferimento a quello che prevedono le norme di settore. In virtù, prima di vado un attimo avanti per capire meglio quindi il problema quindi dove si pone è valutare quando abbiamo praticamente, ci troviamo di fronte appunto all'autorizzazione di emissioni in atmosfera, valutare soprattutto quella tipologia di modifiche sostanziali che possono essere considerate diciamo, come modifiche che devono apportare soltanto un aggiornamento del titolo abilitativo e quindi essere ricondotte in quello che noi chiamiamo modifiche non sostanziali in ambito AVA ed è quello che in qualche modo ha fatto appunto la Regione Friuli Venezia Giulia, semplificando soprattutto la procedura praticamente quella che si chiama procedura semplificata, quelle situazioni in cui di fronte praticamente a per esempio all'introduzione di nuovi punti di emissione, ma che di fatto diciamo, le emissioni prodotte da questi nuovi camini, perché appunto la richiesta era proprio legata alla richiesta continua di nuovi camini, di fatti non vanno a variare quelle che sono diciamo, i criteri che sono ammessi nell'autorizzazione generale di tutto lo stabilimento, per cui hanno ricondotto questa tipologia praticamente di modifica sostanziale come modifica diciamo, di aggiornamento semplice, quella ricondotta praticamente appunto considerando una modifica di aggiornamento prevista dal DPR 59 del 2013. Vi ho riportato qui in effetti anche la delibera di giunta regionale della Regione Lombardia, che di fatti ha chiarito proprio in virtù, diciamo, ha fatto una delibera proprio riferendosi soltanto a quelle che sono le autorizzazioni appunto alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269. E il documento chiarisce nel dettaglio quali sono i criteri per stabilire il carattere sostanziale o non sostanziale delle modifiche, diciamo, di stabilimento. In effetti, ecco, ha riportato una serie di tabelle in cui definisce quali sono, ecco, le condizioni perché una modifica possa essere definita sostanziale, ma la parte più importante di questa diciamo di questa delibera sta proprio nella parte in cui quali sono le condizioni tali che possono far definire non sostanziali alcune modifiche e in effetti fa riferimento al caso in cui le
Le modifiche possono interessare interventi che prevedono la sola alterazione tecnica delle condizioni di convogliabilità, oppure modifiche che interessano il ciclo produttivo senza l'attivazione di nuovi punti di emissione, o modifiche che prevedono l'attivazione di nuovi punti di emissione senza aumento o con aumento non significativo del flusso di massa degli inquinanti ammessi. E per ogni tipologia di modifica caratterizza proprio quali sono, per esempio, alcuni casi che si possono presentare. Per esempio, il fatto è che si possano sostituire dei macchinari o che questi macchinari vengano trasferiti da una parte all'altra all'interno del suo stabilimento, seppur necessita, si tratta di una modifica del ciclo produttivo, questi non comportano assolutamente, non vanno a modificare, non intervengono sulle modifiche quantitativi delle emissioni, per cui sono tutte quelle situazioni in cui noi possiamo ricondurre appunto ad una procedura di aggiornamento senza considerare una modifica appunto sostanziale. Così come pure per esempio nel caso appunto di installazioni di nuovi impianti che prevedono nuovi punti di emissione, se il flusso comunque delle nuove emissioni rispetto a quelle che sono le condizioni dell'autorizzazione generale dello stabilimento, anche in questo caso qui noi possiamo considerarla come una misura semplificata, una modifica semplificata. In qualche modo, ritornando un attimo indietro, vi faccio vedere in effetti quello che è appunto il procedimento della Regione Friuli Venezia Giulia. Qui ve l'ho appunto indicato, in cui per la richiesta di nuovi comini, quindi trattano questa procedura come modifica appunto semplificata attraverso la presentazione della comunicazione all'autorità competente, allegano per tutte quante riguarda gli altri aspetti la dichiarazione di invarianza, dopodiché praticamente si devono esprimere i soggetti relativi alla matrice che appunto viene modificata, e quindi si tratta appunto di una procedura appunto semplificata rispetto alla un nuovo punto di emissione, ma che di fatto non produce, non va ad incidere su quelli che sono i criteri e i limiti stabiliti nell'autorizzazione generale dell'intero stabilimento. La stessa cosa, in qualche modo, anche se non è stata dettagliata proprio nello specifico come ha fatto la Regione Friuli Venezia Giulia, l'ha fatto anche la Regione Toscana. La Regione Toscana in generale, per quanto riguarda le modifiche, in genere richiama l'articolo 6 del DPR 59 del 2013, ma poi praticamente specificando dice appunto che in caso di modifiche sostanziali dell'attività già in possesso di AVA, tra cui va ricompresa l'acquisizione di un nuovo titolo abilitativo ambientale, il procedimento da seguire è quello previsto per il primo rilascio di AVA e nel caso si renda necessario il riesame dell'autorizzazione nel suo complesso può comportare l'adozione di un nuovo provvedimento in sostituzione del precedente. Però, come vi ho riportato in tabella, cosa dice? Qualora invece la modifica proposta richiede un'istruttoria limitata agli specifici impianti ed attività interessati alla modifica, senza che vi sia necessità di rivalutazione complessiva dello stabilimento, si procede con l'aggiornamento dell'AO in essere senza rideterminazione dei termini di vigenza. Quindi, di fatto, ha un po' detto in maniera generale quello che la Regione Friuli Venezia Giulia ha normato come modifica semplificata. Io ho terminato qui, lascio la parola adesso al dottor Pugione e poi specificheremo alcuni chiarimenti nei quesiti. Grazie Pina, buongiorno, buongiorno a tutti. Adesso, dopo che abbiamo visto questi due casi, che sono sicuramente quelli un po' più rilevanti e un po' più, anche importanti dal punto di vista dell'approfondimento, vediamo di illustrare altri due casi che sono pervenuti, sempre uno dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e l'altro dal Comune di Casaluce, che in realtà nel gruppo di lavoro che abbiamo svolto il 18 giugno non è stato discusso perché mancava il referente che ha posto la richiesta, però abbiamo deciso comunque di illustrarvelo per un approfondimento. Allora, il quesito numero 3, che è stato trattato durante il gruppo di lavoro del 18, si riferisce ad un caso particolare delle modifiche sostanziali, quindi si ricollega in parte a quanto abbiamo approfondito finora, a quanto ha approfondito appunto Pina sulle modifiche sostanziali, e si riferisce in particolare al caso, cioè a come trattare
Il titolo abilitativo relativo all'impatto acustico, soprattutto quello in comunicazione, nell'ambito di una procedura di modifica sostanziale dell'AUA. Leggiamo il quesito e poi vediamo un attimino di rifletterci insieme. Vedete, con la presente si richiede al gruppo di lavoro un approfondimento sulla tematica dell'impatto acustico in relazione alle modifiche sostanziali. Il DPR 59 del 2013 stabilisce che l'AUA sostituisce comunicazione nulla osta di cui all'articolo 8, 4, 6 della legge 404/7 del 1995. Come sappiamo, per quanto riguarda l'impatto acustico, sono previsti due diversi titoli abilitativi, a seconda della fattispecie che si verifica. Questo lo prevede la legge 447 del 95, ma è chiarito in maniera più efficace nel DPR 227 del 2011. In particolare, abbiamo per tutti i casi in cui le attività rumorose generano emissioni di rumore che superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale o laddove questo non fosse stato adottato, i limiti individuati dal DPCM 14 novembre del 1987, è previsto, la legge ci dice, il rilascio di un nulla osta di impatto acustico che diciamo ricade nel regime dell'autorizzazione, quindi è necessaria un'autorizzazione espressa, anche se la norma appunto la qualifica, la chiama nulla osta. Mentre per quelle attività rumorose soggette all'obbligo di predisposizione della documentazione di impatto acustico che hanno emissioni di rumore che non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale o sempre laddove non fosse presente quelle del DPCM, è sufficiente. Il DPR 227 del 2011 ci dice una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Lo strumento che individua appunto il DPR è quello che poi nella, diciamo, ricognizione dei regimi amministrativi che è stata effettuata con il 222 del 2016 è stato ricondotto al regime della comunicazione. Quindi abbiamo due distinti titoli abilitativi di impatto acustico che confluiscono entrambi nell'AUA, ovviamente o l'uno o l'altro, a seconda che l'attività generi emissioni di rumore superiori o inferiori ai limiti di classificazione acustica. Il quesito si concentra unicamente sul caso della comunicazione, quindi non al caso in cui è necessario il nulla osta di impatto acustico. Si vuole approfondire la possibilità di adattare la procedura delle modifiche sostanziali con esplicita dichiarazione di invarianza da parte della ditta delle precedenti condizioni, in modo da eliminare il silenzio assenso, che rimarrà ovviamente in caso di nulla osta, ma avere comunque una garanzia che la pratica sia completa sotto il profilo documentale. Allora, vi spiego il problema perché poi durante il webinar del gruppo di lavoro abbiamo approfondito la questione. Il problema è che giustamente quando noi abbiamo un caso di modifiche sostanziali dell'AUA, quasi tutte le regioni hanno previsto una semplificazione che prevede che la ditta trasmetta i documenti relativi diciamo, ai soli aspetti tra tutti i titoli abilitativi che confluiscono nell'AUA che hanno subito una variazione e dichiari l'invarianza rispetto a tutti gli altri. Per cui se ad esempio io ho una variazione sostanziale che riguarda lo scarico, mi presenterà la ditta i documenti che riguardano lo scarico così come modificato e per tutte le altre matrici, quindi impatto acustico, emissioni in atmosfera, eccetera, mi dichiarerà che nulla è variato rispetto alla situazione precedente. Ciò non toglie però che comunque a livello di, diciamo, di procedura debbano essere coinvolte anche tutte le amministrazioni competenti su quelle matrici ambientali che corrispondono ai titoli abilitativi diciamo, che confluiscono nell'AUA, anche se le stesse non sono variate. Per cui se la mia modifica riguarda sostanzialmente, come dicevo, come nell'esempio, gli scarichi, però ho anche emissioni in atmosfera o anche impatto acustico in quell'impianto produttivo, io trasmetterò la documentazione anche ai soggetti competenti in materia ambientale, competenti sulle emissioni in atmosfera e sugli scarichi, perché potrebbero avere comunque qualcosa da dire, potrebbero verificare che effettivamente non ci siano variazioni rispetto a quanto autorizzato, potrebbero verificare che le modifiche, diciamo, che sono indicate dalla ditta in realtà
anche se la ditta non aveva valutato una rilevanza rispetto alle altre matrici ambientali, potrebbero avercela, potrebbero essere intervenute delle modifiche normative e regolamentari, insomma, vanno comunque coinvolte. Il problema che segnalavano i colleghi della regione Friuli Venezia Giulia è che nel caso di comunicazione di impatto acustico, quindi attività con emissioni non superiori ai limiti, che sono di competenza comunale, normalmente il comune non risponde, non manda mai nessun parere, per cui di fatto è necessario sempre attendere fino alla fine della conferenza di servizi per poter considerare acquisito l'assenso anche dal punto di vista della comunicazione di impatto acustico per poter poi concludere il procedimento con il rilascio del provvedimento di AUA appunto relativo alla modifica. Vedete, nel caso in cui la comunicazione sia presentata, adesso proseguiamo la lettura, vi ho spiegato un po' dove. Nel caso in cui la comunicazione sia presentata nell'ambito dell'istanza di AUA, non potrà produrre i suoi effetti con la presentazione allo sportello unico, ma solo all'esito favorevole dell'istanza. Abbiamo visto che la comunicazione in materia di impatto acustico, direttamente, diversamente dalle altre comunicazioni che è possibile far confluire nell'AUA, ad esempio quella ex articolo 112 per l'utilizzo agronomico di effluenti, le comunicazioni in materia di rifiuti, non ha un carattere abilitante autonomo, ma costituisce sempre un allegato di altri titoli abilitanti, quali ad esempio il permesso di costruire. Nell'ambito dell'AUA è frequentissimo il caso in cui l'impatto acustico soggetto a comunicazione è quello prodotto dalle attività correlate alle emissioni in atmosfera, come ad esempio impianti di ventilazione. Si propone pertanto che, previa esplicita dichiarazione di invarianza delle precedenti condizioni resa dalla ditta nella comunicazione di edizione della conferenza di servizi, il comune competente sull'impatto acustico venga invitato a chiedere chiarimenti di integrazioni entro il termine ordinario di 30 giorni. In tal caso, se le integrazioni riguardano l'impatto acustico, sarà richiesta una presa d'atto che le integrazioni rispondono a quanto richiesto. Nel caso in cui non vengano chieste integrazioni, l'autorità competente procederà alla conclusione positiva della conferenza. Una volta acquisiti i pareri o i pareri che riguardano la matrice o le matrici interessate dalla modifica, senza attendere il contributo parere silenzio assenso del comune, chiedono se la strada sia percorribile e giuridicamente corretta. Quindi, in buona sostanza, che cosa propongono i colleghi della Regione Friuli Venezia Giulia? Propongono diciamo, trattare la comunicazione di impatto acustico, sempre relativamente ai procedimenti che riguardano le modifiche sostanziali dell'AUA, come una verifica che non, diciamo, si sostanzia nel rilascio di un parere volto a, diciamo, all'aggiornamento o al rilascio di una nuova AUA. E quindi in questo modo sostanzialmente dicono perché io devo stare ad aspettare fino alla conclusione della conferenza di servizi un parere che non mi mandano mai, perché i comuni normalmente non rispondono in questo caso. Allora, l'approfondimento che abbiamo fatto ci dice che intanto abbiamo evidenziato che il titolo abilitativo relativo all'impatto acustico, anche in caso di comunicazione, è comunque un titolo abilitativo autonomo, che si accompagna spesso ad altri titoli abilitativi, ma ha comunque un'autonomia e può essere a sé stante. Questo è il caso, ad esempio, di attività di somministrazione di alimenti e bevande. O ad esempio anche alberghiere, perché nell'elenco allegato al DPR 211 individua le attività esenti, quali le attività di somministrazione, le attività turistico-ricettive, che non utilizzano impianti di amplificazione sonora e non svolgono manifestazioni con la diffusione di musica. Quindi a me capita perlomeno frequentemente il caso in cui esercizi di somministrazione, nel momento in cui aprono, non trasmettono alcuna documentazione di impatto acustico, perché non hanno, non prevedono di non fare musica e non hanno impianti di diffusione sonora. Successivamente, magari acquistano un televisore, un impianto stereo o vogliono svolgere una serata con diffusione di musica e quindi presentano la comunicazione di impatto acustico, che in questo caso è un titolo abilitativo assolutamente autonomo che non si accompagna con niente in quella fase successiva. Oppure potremmo avere, abbiamo fatto anche l'esempio di, mi sono capitate attività di autolavaggio a secco, che quindi lavano le auto senza utilizzare acqua e quindi non hanno scarichi,
ma sono soggette comunque a impatto acustico perché normalmente hanno degli impianti di aspirazione, degli compressori che comunque sono rumorosi e quindi sono soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico. Anche in quel caso potrebbe essere l'unico titolo abilitativo necessario, anche perché l'autolavaggio normalmente è un'attività che non ha un titolo abilitativo di esercizio. Al di là di questo, il problema nasce da una confusione, anche da parte di via, soprattutto da parte di vista dei comuni e quindi del soggetto competente, in questo caso sul regime applicabile. Perché è vero che diciamo, il titolo abilitativo relativo all'impatto acustico quando le emissioni non sono superiori a quelle stabilite dal piano comunale di zonizzazione acustica è normalmente una comunicazione perché la norma di settore prevede semplicemente la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Però il regime è la comunicazione solo nel momento in cui questo titolo è acquisito autonomamente e quando il gestore non si avvale dell'AUA, perché sappiamo se abbiamo solo questo, se abbiamo solo un'attività economica e produttiva che ha soggetta solo a comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, il gestore può non avvaler, decidere di non avvalersi dell'AUA e acquisire i singoli titoli abilitativi. In questo caso il regime amministrativo è la comunicazione. Ma nel momento in cui io ho un'AUA, perché il gestore ha deciso di optare per l'AUA, oppure perché insieme all'impatto acustico c'è un altro titolo abilitativo da acquisire che ricade nel regime autorizzatorio e quindi è obbligatorio per quell'impianto produttivo richiedere l'AUA, nel momento in cui io ho l'AUA, l'AUA è una norma che, come dire, trasforma tutti i titoli abilitativi in un unico regime autorizzatorio, per cui non ha senso, come dire, distinguere i singoli regimi dei singoli titoli abilitativi che confluiscono nell'AUA, diventa tutto un regime autorizzatorio, anche perché, diciamo, con il rilascio dell'AUA io porto a 15 anni la durata complessiva del titolo abilitativo, anche laddove la singola norma di settore mi prevede magari un regime amministrativo più favorevole, come la comunicazione, ma con una durata inferiore. Non è proprio il caso dell'impatto acustico, perché l'impatto acustico, il titolo abilitativo sull'impatto acustico di fatto ha validità a tempo indeterminato, per cui semmai con l'AUA c'è relativamente solo a questo aspetto c'è una compressione del termine di validità. Però normalmente, ad esempio, se pensiamo a quelli anche alle comunicazioni di utilizzo agronomico che hanno una durata inferiore, molto spesso in alcune direttive anche regionali è prevista la comunicazione annuale, ci dura per 15 anni, per cui viene a confluire dentro l'AUA e diventa un regime autorizzatorio. Questo significa che anche se per quel singolo aspetto, come l'impatto acustico inferiore ai limiti, l'ente competente, gestendo diciamo, il procedimento autonomo, non avrebbe rilasciato alcun titolo abilitativo perché aveva, come dire, avrebbe semplicemente ricevuto una comunicazione, nel momento in cui viene richiesta l'AUA, anche quel soggetto competente è tenuto a diciamo, esprimere un parere nel merito del campo di propria competenza finalizzato al rilascio dell'AUA. Questo ritengo che tanti comuni probabilmente relativamente a questo aspetto magari non abbiano focalizzato troppo questo punto perché già il fatto che la regione ci dica i comuni non rispondono mai significa che c'è questo, come dire, malinteso. Ora, quindi vabbè, dopo proseguiamo appunto dicendo che nel momento in cui diventa un regime autorizzatorio va comunque espresso un parere. Ora, effettivamente, stando così le cose, non è possibile scindere e applicare una regola diversa a queste fattispecie. Tuttavia, personalmente ritengo possibile che la regione normi o disciplini, diciamo, una norma di semplificazione per venire incontro a questi aspetti. Io ho riportato in questa slide un esempio che non è specificatamente relativo all'AUA, ma è riferito ad un articolo delle direttive del SUAPE della Regione Sardegna che mirano a, in qualche modo conciliare gli adempimenti
che seguono il regime amministrativo della SCIA o della comunicazione nell'ambito di una conferenza di servizi, in modo tale che si possano, diciamo, gestire contemporaneamente questi aspetti. Potrebbe essere, diciamo, ovviamente normandolo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha posto il caso di studio, potrebbe essere un suggerimento per come uscirne. Leggiamo questo caso giusto per avere un esempio. Ripeto, non è riferito nello specifico all'AUA, ma potrebbe essere applicato una cosa simile. Le direttive SUAP della Sardegna ci dicono: qualora nel procedimento unico siano inclusi adempimenti amministrativi o titoli abilitativi rientranti nel campo di applicabilità del procedimento in autocertificazione, quindi sostanzialmente SCIA e comunicazioni, le amministrazioni competenti per le verifiche non sono tenute ad esprimere un parere nell'ambito della conferenza di servizi. Questo voi direte è abbastanza ovvio, nel senso che nell'ambito della conferenza di servizi sono tenuti ad esprimere un parere solo quelli che, diciamo, sono coinvolti per un regime di tipo autorizzatorio. In questo, c'è gli altri, quelli che sono destinatari di SCIA e di comunicazioni, devono compiere le proprie verifiche, le devono compiere nel caso della conferenza asincrona entro il termine di conclusione della conferenza asincrona, cioè entro lo stesso termine in cui i soggetti tenuti a esprimersi devono mandare le proprie determinazioni, nel caso di conferenza che si svolge direttamente in modalità asincrona, entro la data fissata per la seduta. Perché entro questi termini devono segnalare al SUAP l'eventuale esito negativo delle verifiche affinché ogni atto conseguente confluisca nella determinazione motivata di conclusione del procedimento. La Regione Sardegna in questo ha fatto una scelta, cioè anziché tenere scisse le SCIA e le comunicazioni dall'aspetto autorizzatorio e quindi lasciare in qualche modo che magari il SUAP rilasciasse un provvedimento per i soli aspetti autorizzatori e poi magari successivamente venisse adottato un provvedimento con un divieto di prosecuzione dell'attività da parte di un'amministrazione destinataria di una SCIA, ha scelto di raccordare i tempi in maniera tale che tutte le verifiche vengano svolte nei tempi della conferenza di servizi perché il provvedimento, nel caso, non venga rilasciato o venga rilasciato tenendo conto anche delle verifiche sulle autocertificazioni. Questo fa sì, se volete, che nel momento in cui le amministrazioni tenute a esprimersi hanno rilasciato le proprie determinazioni nell'ambito della conferenza dei servizi, il SUAP non abbia la necessità di attendere alcun parere da parte dei soggetti che non sono tenuti ad esprimersi, che sono quelli che appunto devono compiere le verifiche sulle autocertificazioni, e può emettere direttamente il provvedimento unico, quindi risparmiando tempo e emettendolo, diciamo, in anticipo rispetto alla conclusione anche della conferenza dei servizi. Precisando, ci dicono ancora queste direttive, vedete, nel provvedimento unico è dato atto del termine residuo per l'effettuazione delle verifiche. Quindi, ad esempio, oggi è il 2 luglio, supponiamo che la conferenza avesse termine il 15 luglio e quindi le amministrazioni tenute a fare le verifiche sulle autocertificazioni avessero tempo fino al 15 di luglio per compierle. Io SUAP emetto il provvedimento oggi, do atto che tutti i pareri sono stati acquisiti, ma che le amministrazioni tenute alle verifiche sulle autocertificazioni hanno ancora tempo fino al 15 luglio. Come dire, sto avvisando la ditta che riceve quel provvedimento che i termini per le verifiche non sono ancora decorsi integralmente. Però intanto gli rilascio già il provvedimento. Questo è un esempio, non voglio dire che sia il miglior modo di affrontare il problema, ma ci vedo in qualche modo un'analogia con quello che evidenziava la Regione Friuli Venezia Giulia in questo quesito, perché di fatto è un po' un tentativo di gestire anche all'interno di una conferenza di servizi per la modifica dell'AUA l'aspetto dell'impatto acustico sotto i limiti, trattandolo sostanzialmente come una comunicazione rispetto alla quale il Comune non si deve esprimere. L'ultimo quesito, dicevo, è pervenuto dal comune di Casaluce e non è stato, diciamo, discusso durante il gruppo di lavoro del 18. Questo perché, appunto, non era presente il referente e quindi non abbiamo potuto approfondire, diciamo, dialogando e in contraddittorio anche con chi il quesito l'ha posto, però abbiamo deciso comunque di illustrarvelo perché potrebbe essere un caso, diciamo, interessante. È pervenuta al SUAP un'istanza per il conseguimento di un'autorizzazione unica ambientale per un'attività con opera edilizia da realizzarsi
In particolare era un piazzale per il parcheggio e deposito delle auto. Dopo il controllo formale, il SUAP ha trasmesso la pratica all'autorità competente. Nel contempo ha avviato ulteriori controlli sia a livello urbanistico sia per la classificazione dell'opera come industria insalubre. Quindi, vediamo, è un caso di procedimento unico avviato dal SUAP in cui io ho l'AUA, ma ho anche altri titoli abilitativi. Perché vedete, mi parla di industria insalubre, mi parla di livello urbanistico perché c'è un'opera edilizia da realizzare, quindi ho diversi aspetti coinvolti, non ho solo l'AUA. In seguito ai controlli urbanistici, l'ufficio tecnico dell'ente ha comunicato che il permesso di costruire rilasciato per la realizzazione dell'immobile in cui si svolgerà l'attività produttiva ha una validità temporanea di soli 3 anni, prorogabili su richiesta per ulteriori 3 anni, trascorsi i quali l'opera va necessariamente demolita. Considerando che la validità temporale dell'AUA è di anni 15, come si può conciliare il rilascio di un'autorizzazione ambientale per un tempo superiore alla validità urbanistica della stessa struttura in cui verrà svolta l'attività produttiva a cui si riferisce l'AUA? E qui sostanzialmente ci dicono: sì, io di fatto starei autorizzando con un procedimento unico la realizzazione di un'opera che può essere mantenuta per 3 anni/6 in caso di rinnovo, dopodiché deve essere demolita, però io dal punto di vista ambientale la sto autorizzando per 15 anni. Inoltre, in caso di rilascio dell'autorizzazione unica alle circostanze di cui sopra, dato che comunque in fase di rilascio ricorrono tutti i presupposti di fatto e di diritto, alla scadenza della validità del permesso di costruire inerenti locali dell'attività, il SUAP dovrà procedere a un'espressa revoca del proprio atto autorizzatorio. La tematica mi preme particolarmente anche perché un paio di giorni fa è pervenuta al SUAP un'altra istanza simile, dove la validità del permesso di costruire è di soli 6 mesi. Allora, in linea generale, nell'ambito di un procedimento unico, diciamo, il SUAP si trova a rilasciare un provvedimento unico, anche nella forma della determinazione conclusiva, nel caso in cui siamo in una conferenza di servizi, che sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi di competenza dei soggetti che hanno partecipato alla conferenza stessa o comunque coinvolti nel procedimento unico. Questo effetto sostitutivo, diciamo, non priva, o meglio, ma ogni titolo abilitativo settoriale che confluisce in quel provvedimento unico mantiene la validità che è prevista dalle norme di settore o, come in questo caso, una validità anche, diciamo, inferiore precisata nel provvedimento stesso. Per cui se io faccio un esempio, diciamo, più generale. Ad esempio, ho un permesso di costruire più un'autorizzazione paesaggistica, so che per quanto riguarda il permesso di costruire devo iniziare i lavori entro 1 anno, salvo proroga, li devo concludere entro 3 dall'inizio, la paesaggistica invece vale 5 anni dal rilascio, cioè i singoli pezzi che compongono quel titolo abilitativo mantengono la loro validità. Quindi è ben possibile che uno scada prima di un altro, senza che questo, diciamo, crei, diciamo, un'anomalia nella gestione di quel procedimento. Cosa succede qui? Qui io ho dentro questo provvedimento unico mi troverò un'AUA che vale 15 anni e un permesso di costruire che invece vale 3 anni, salvo proroga per altri 3 anni. Quindi di fatto sto autorizzando un impianto produttivo ad operare per non più di 3 anni salvo proroga, nel momento in cui diciamo, fabbricato, quell'impianto produttivo deve essere rimosso perché appunto scade il termine che è imposto nel permesso di costruire, automaticamente l'attività deve cessare. In questo non costituisce un'anomalia il fatto che io abbia una AUA che vale di più, perché nel momento in cui l'attività comunque cessa per altre ragioni, perché in questo caso cessa e lo so a priori perché ho un titolo abilitativo edilizio che vale di meno, ma potrebbe cessare anche per una decisione unilaterale del gestore della ditta, automaticamente il titolo decade. Io cosa suggerirei? Dal momento che si tratta di un'attività temporanea, nell'atto di adozione dell'AUA da parte dell'autorità competente, o anche nel provvedimento unico, per carità, successivo del SUAP, perché l'autorità competente potrebbe anche non avere
come dire, non essere a conoscenza di questo aspetto che riguarda l'aspetto edilizio, mentre il SUAP, che coordina tutti, comunque ne è sicuramente a conoscenza, precisa che l'AUA decade automaticamente in caso di cessazione dell'attività volontaria o dovuta alla scadenza di altri titoli abilitativi connessi. Il gestore dell'impianto dovrà comunicare al SUAP la cessazione dell'attività. Per cui in questo caso, diciamo, è un po' un mettere le mani avanti del tipo la tua AUA vale 15 anni, ma ricordati che decade automaticamente in caso di cessazione dell'attività, che è un po', se volete, una cosa ovvia, ma visto che lo sappiamo in anticipo, potremmo mettere le mani avanti in questo modo. In questo caso avevamo 3 anni prorogabili a 6, però poi nella parte finale della domanda diciamo, la referente ha anche detto: ho una ulteriore pratica dove la validità del permesso di costruire è di soli 6 mesi. Vi porto ad esempio come abbiamo affrontato in Regione Sardegna questo caso, precisando diciamo, nelle direttive del SUAPE, sempre che hanno una sezione dedicata all'AUA, che i gestori degli impianti hanno facoltà di non avvalersi dell'AUA per le attività temporanee di durata non superiore a 6 mesi. È una fattispecie che il DPR 59 non prevede, ma la Regione Sardegna ha ritenuto opportuno, anche legato un po' al fatto che si tratta di una regione turistica con tanta economia legata alla stagione estiva, per cui le attività che durano per pochi mesi in realtà in Regione Sardegna sono tante. Per cui si è pensato che obbligarli ad acquisire un'AUA per un'attività che magari dura 3 mesi fosse effettivamente un aggravio procedimentale. Per cui la Regione ha normato prevedendo che se non è più di 6 mesi l'AUA sia facoltativa. Poi per quanto riguarda l'approfondimento della Regione Umbria, la Regione Umbria nelle linee guida AUA ha, diciamo, normato quello che si deve fare a seguito della cessazione. Tante regioni su questo aspetto non hanno focalizzato l'attenzione, tante altre considerano la cessazione, la stregua di tutte le cessazioni, come una semplice comunicazione. La ditta comunica la cessazione, l'autorità competente prende atto e quindi l'AUA decade automaticamente senza necessità di emettere un ulteriore atto. E la Regione Umbria ha previsto invece che il SUAP trasmette le comunicazioni e adotta un provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'AUA con eventuali prescrizioni. Questo perché è possibile che ci siano, diciamo, anche delle prescrizioni per quanto riguarda magari la rimozione o, diciamo, il periodo transitorio o adempimenti ulteriori della ditta a seguito della cessazione dell'impianto produttivo, che per carità possono essere comunque prescritte anche applicando un regime della comunicazione alla cessazione, nel senso io gestore ti comunico che ho cessato, l'autorità competente gli può comunque ordinare, prescrivere determinate cautele nella dismissione diciamo, dell'impianto produttivo. Infine, anche se su questo non c'è stata nessuna precisa domanda, però ci sono state molte domande, abbiamo riportato in queste ultime slide il riferimento ad alcuni orientamenti re regionali relativi alla voltura. Noi abbiamo detto nel primo webinar che il 59 del DPR 59 non dice niente relativamente alla voltura. Per questo alcune regioni hanno normato prevedendo il regime autorizzatorio con un silenzio assenso, altre a semplice comunicazione. Quindi qui abbiamo riportato un po' una carrellata di quelle che sono gli orientamenti regionali relativamente alla voltura. Vedete, la Regione Veneto ha previsto che per i casi di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore deve darne comunicazione all'autorità competente per il tramite del SUAP. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento, quindi è una comunicazione. La Regione Toscana ugualmente ha previsto una comunicazione di variazione societaria o subingresso che viene diciamo, ovviamente stiamo parlando di volture che non comportano variazioni dell'attività, perché se comportano variazioni dell'attività andiamo, cioè si somma la modifica oltre alla voltura e quindi andiamo nel campo delle modifiche.
Anche e quindi la Regione Toscana prevede una comunicazione con autocertificazione di invarianza e poi dice la Regione procederà alla variazione della titolarità dell'AUA nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Per cui è una comunicazione, però poi la Regione procede a una variazione di titolarità, come se dovesse probabilmente fare un provvedimento di presa d'atto. Per quanto riguarda la Regione Lazio, la voltura viene assimilata ad una modifica sostanziale, non sostanziale, e quindi viene richiesta direttamente all'autorità competente che rilascia una voltura che deve semplicemente comunicare al SUA per gli altri enti coinvolti nell'AUA l'avvenuta volturazione del titolo a nome di un nuovo gestore. Quindi vedete, la Regione Lazio lo assimila alle modifiche non sostanziali, si chiede direttamente, però si chiede, e quindi è un regime di fatto che prevede il rilascio di un atto. La regione Lombardia prevede la formalizzazione di una istanza di voltura, poi lo raccorda anche con le modifiche tecniche. Nei casi in cui la variazione del titolare dell'autorizzazione avvenga con procedimenti di rilascio e aggiornamento dell'atto in corso, sarà sufficiente da parte del nuovo gestore una comunicazione di subingresso da trasmettere comunque al SUAP. In tali casi la voltura viene assorbita dal procedimento di rilascio o aggiornamento dell'autorizzazione già in corso. Lo raccorda in particolare con i casi delle modifiche, però prevede sempre il rilascio di un titolo. Tanti altri hanno previsto semplicemente una comunicazione senza neanche necessità di emettere un atto di voltura, nel senso che la comunicazione giuridicamente aggiorna l'atto che è stato espresso, anche perché nel caso di voltura non c'è nessuna discrezionalità e l'amministrazione non deve fare altro che prendere atto della modifica No, di no, titolarità assolutamente del titolo. no, è tutto Io chiaro. per Adesso quanto cerchiamo di rispondere un po' ad riguarda, sì, alcune avrei, domande che ci Tina, hanno volevi messo un aggiungere attimino qualcosa? io e poi Massimo. Così che... Sì, ne vedo. Allora, inizio andando dalla quinta che diciamo esula un po' da quelle che sono le tematiche che abbiamo trattato noi Ah, oggi. io non so Dove neanche di la cosa parlavo, quinta ma ne dice vedo l'AUA poche, dura 15 vediamo. anni, ma ogni singola autorizzazione che è assorbita in AUA mantiene i suoi termini. Questo significa che uno scarico di acque reflue autorizzate con AUA deve chiedere rinnovo ogni 4 anni? Assolutamente no. Allora, altrimenti verrebbe meno quello che è lo spirito di semplificazione della norma. Infatti la semplificazione sta proprio nel fatto che al gestore che prima doveva chiedere quindi i No. singoli titoli che avevano scadenze di 4, di 5, di un anno, di 10 o di 15 anni, queste erano le scadenze previste dei 7 titoli, il gestore una volta che ha ottenuto un'AVA comprensiva di tutti questi titoli, ha un'AVA che vale per 15 anni, per tutti quanti i titoli ricompresi in quell'AVA. E se in questi 15 anni non intervengono modifiche di natura sostanziale o modifiche che necessitano un aggiornamento, o non sono intervenute variazioni delle norme di settore, di fatto quella validità è per 15 anni. Oppure ci possono essere delle situazioni in cui l'autorità competente per una mutazione di quelle che sono le caratteristiche territoriali, le necessità, può richiedere un aggiornamento dell'AUA durante questi 15 anni perché possono essere intervenuti altri fattori, ma se tutte queste condizioni non sussistono, quell'AVA vale per 15 anni e quindi il titolo diciamo, degli scarichi non ha più valenza di 4 anni, ma quindi di 15 anni. Questo... Vai. Sì, forse, scusami, no, forse come l'ho illustrata io, li ho un po', come dire, portati fuori strada, nel senso che ho fatto l'esempio di un provvedimento unico in generale in cui i singoli titoli abilitativi mantengono i propri termini di validità, però quello è, diciamo, il caso generale. È uno dei titoli abilitativi del provvedimento che diciamo confluiscono nel provvedimento unico è l'AUA, che però ha la peculiarità di, diciamo, di portare a 15 anni la valenza Allora, di proseguo con la tutta prima l'autorità giuridica e domanda, che quindi anche dei riguardava sempre singoli le titoli che modifiche sono confluiti sostanziali. È vero che nell'AUA. la definizione di Forse sono modifica stato un po' sostanziale chiaro io contenuta nel nell'esempio che ho DPR fatto. 59 rinvia alle norme di settore, tuttavia precisa
che la modifica possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. Quindi possono essere delle modifiche sostanziali per le norme di settore che, non comportando effetti negativi e essendo miglioramento della depurazione, potrebbero essere considerati non sostanziali ai fini dell'AUA. Allora, innanzitutto dare una risposta, diciamo, rispetto a questa domanda bisogna sempre vedere il caso specifico, perché effettivamente detto in questo modo è piuttosto generico, perché non a caso, appunto, diciamo, la valutazione della modifica sostanziale o meno deve essere fatta dall'autorità competente e dai soggetti competenti in materia ambientale in merito a quelli che sono i requisiti, i presupposti che prevede praticamente la norma di settore. Non a caso sulla questione della sostanzialità o meno, vi leggo un stralcio che ho trovato di una sentenza del Consiglio di Stato del 2019, che poi di fatto riprendeva praticamente una pronuncia del TAR della Regione Emilia-Romagna, anche se fa riferimento alla sostanzialità per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, in cui appunto dice che ai fini della classificazione come sostanziale di una modifica, il potenziale incremento quantitativo e qualitativo delle emissioni in atmosfera rispetto al precedente assetto produttivo. Quindi, in altre parole, è sostanziale la modifica che aumenta qualitativamente e quantitativamente l'impatto inquinante dello stabilimento rispetto alla situazione pregressa. Per cui il discrimine in che cosa sta? Che bisogna valutare l'effettivo, diciamo, e concreto livello dell'emissione che sono conseguenti alla modifica. Per cui noi, più che darvi, ecco, diciamo, una risposta, come dire, generica, va valutato il caso specifico e va valutato che rispetto a quello che è l'assetto, rispetto dell'inquinamento, diciamo, nel caso specifico, se quella tipologia di modifica può essere valutata sostanziale o non sostanziale. E poi Massimo, ci sono, vuoi vedere tu, qualche, ho visto qualcosa sull'impatto acustico? Io ho letto questa che dice in quale caso il SUAP può decidere di chiudere per silenzio assenso un procedimento. Allora, qui è chiaro che se siamo dentro una conferenza di servizi e dobbiamo seguire tutta la disciplina della conferenza di servizi che ci dice che la mancata espressione nei termini della asincrona o la mancata partecipazione del rappresentante unico dell'amministrazione competente nella seduta sincrona equivalgono ad assenso senza condizioni, tranne i casi di autorizzazioni espresse e previste dal diritto comunitario. Questo aspetto lo abbiamo approfondito. Quali sono, diciamo, perlomeno abbiamo dato delle indicazioni laddove possibile nel webinar dell'8 giugno sulle autorizzazioni, diciamo, previste dalla norma comunitaria. E quindi in questo caso al termine della conferenza di servizi l'assenso viene acquisito. Nei casi in cui non c'è la conferenza di servizi, ugualmente ci viene in aiuto il DPR 160 che si rifà all'articolo 38 impresa in un giorno, che ugualmente prevede una forma di silenzio assenso per le amministrazioni che non hanno fatto pervenire i propri atti nei termini. Quindi in questo caso è quello che deve fare. Poi, caso strano, agibilità temporanea 5 anni. L'AUA decade dopo 5 anni? Sì, è quello che ho detto. Questo era il caso appunto dell'ultimo quesito che ci è arrivato. Anche a me suona un po' strano che un titolo abilitativo possa avere una scadenza così, perché perlomeno nella mia regione non riesco a vedere casi in cui diciamo. Ci possa essere un termine che non è breve, diciamo, della temporaneità, ma che si misura in termini di anni. Però non conosco la pianificazione del luogo, quindi può anche essere. L'AUA decade, non è che decade perché decade, diciamo, il titolo edilizio, decade perché al decadere del titolo edilizio l'attività deve cessare, perché manca il presupposto, manca l'impianto produttivo e quindi conseguentemente alla cessazione dell'AUA, alla cessazione dell'attività. Discende la decadenza dell'AUA, ecco. Poi non so, vedo che ne continuano ad arrivare. La DGR 2606-2019 della Regione Lombardia dispone che solo a partire dal 1 luglio 2020, successivamente prorogata al 1 gennaio 2021, le domande di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale dell'AUA dovranno essere presentate al SUAP.
Quindi presumo che fino a quella data devono essere presentate direttamente all'autorità competente. Può una regione derogare in tal senso? E qui è una domanda impegnativa, nel senso che sulla legittimità della norma Scusa, della posso regione, intervenire io? Se no ovviamente le sbaglio questo valutazioni termine, un sembra po' di avertelo letto trascendono questa delibera. La la sede di questione era questo il rinvio legato webinar. sostanzialmente al fatto Sicuramente che la. la regione sta, diciamo, utilizzando una piattaforma telematica nuova, se non sbaglio, e quindi di conseguenza nella fase di, cioè stanno, come dire, sperimentando soltanto alcune procedure, per cui rinviava al 2020, diciamo, la gestione di questa tipologia attraverso questa piattaforma telematica. Ecco, se non ricordo male, l'avevo letto io quando mi è capitato di vedere un po' la regione Lombardia, ma il tutto era rinviato solo perché adesso vengono gestiti, non so, diciamo, diversamente, ma poi una volta che entrerà in vigore, diciamo, questa piattaforma telematica che gestirà tutte quante le procedure, ecco perché c'era questo rinvio. Se non sbaglio, dovrebbe essere questo, se non ricordo male. Sì, ma io non ci vedo motivi di illegittimità, però andrebbe approfondito, ovviamente. Trascende un po' dal nostro ruolo fare la valutazione della legittimità di una delibera regionale. Per quanto riguarda l'aua di una cava di argilla inerti, l'attività estrattiva ha una durata di 5 anni, mentre l'aua 15. Come si procede? È analogo al caso dell'ultimo quesito che abbiamo illustrato, perché in quel caso avevamo un permesso di costruire che scadeva, in questo caso invece abbiamo una concessione per attività estrattiva che ha una durata di 5 anni. Se non viene ovviamente prorogata e quindi l'attività cessa, l'aua decade, esattamente come abbiamo visto nel caso che ci è stato sottoposto dal comune di Casaluce. Lo vedo assolutamente identico. Aua come autorizzazione unica ad effetto sostitutivo che non comporta espropriazione delle amministrazioni che emettono parere, corretto? Qui probabilmente col termine espropriazioni parlavamo di una. Il concetto è una, diciamo, modifica delle competenze, è un po' il concetto di tutti i procedimenti unici e di tutti, anche della stessa conferenza dei servizi, in cui io ho un atto finale che sostituisce gli atti di competenza dei singoli soggetti partecipanti a quel procedimento, e quindi in questo caso dell'AUA, di tutti i soggetti competenti in materia ambientale, che mantengono però, come ha detto benissimo Pina nella sua illustrazione, che ha proprio riportato diciamo la distinzione tra la responsabilità endoprocedimentale riferita alla singola norma di settore alle verifiche di merito sul singolo titolo abilitativo, dalla responsabilità dell'autorità competente o del SUAP, che è una responsabilità di tipo procedimentale che non entra Stavo nel leggendo merito degli questo, sullo aspetti stesso lotto dei insistono singoli due titoli corpi di abilitativi che fabbrica che confluiscono convogliano i propri nell'AUA. reflui in un unico impianto di scarico. I due corpi di Ne hai fabbrica letto hanno diverse qualcun'altra? destinazioni d'uso, uno commerciale e un'altra civile abitazione. Il gestore dell'attività nella qualità di persona giuridica corrisponde nel caso specifico alla stessa persona che abita l'altro corpo di fabbrica destinato a civile abitazione. Chiedo quale titolo, autorizzazione allo scarico per civile abitazione durata 4 anni oppure rilascio per parere per AVA. In questo caso qua durata di 15 anni, in questo caso qui per quanto riguarda l'attività diciamo produttiva ci vuole l'autorizzazione, ci vuole l'AVA praticamente che vale per i 15 anni. Quindi a questo punto la richiesta dice il titolo abilitativo agli scarichi è prevista all'interno del procedimento di AVA, per cui va richiesto l'AVA. Ecco così Massimo, non. Sì, ma oltretutto l'abitazione è una residenza che Certo. recapita in E poi fognatura, quindi non è soggetta all'autorizzazione allo scarico. Quella è esente, quindi conta solo l'attività e quindi AUA. Sì. Chiudo solo perché vedo che mi hanno replicato sulla domanda, quella dell'attività estrattiva. Ammesso che il comune decida di prorogare l'attività estrattiva, l'AUA continua ad avere validità, ma all'interno dell'AUA dobbiamo specificare questo aspetto.
In realtà io non legherei l'AWA alla validità della concessione per l'attività estrattiva. Io direi semplicemente l'AWA vale 15 anni e decade automaticamente in caso di cessazione dell'attività. In caso di cessazione dell'attività per, come dire, iniziati cioè per decisione dell'impresa o perché gli scade un altro titolo abilitativo. Per cui l'AWA di per sé vale 15 anni. Se poi dopo 5 anni l'attività estrattiva cessa, l'AWA decade, se invece viene prorogata, continua a avere validità fino al massimo a 15 anni. Ecco, io direi questo. No, io non ho, scusami Massimo, solo l'unica Mi cosa è che pare c'era una domanda e che c'è siamo in nessuna novità per la chiusura, regione poi vediamo. Campania, In ogni non caso so a che cosa si rispondiamo possa alle riferire domande per questa iscritto domanda. No, e le mettiamo nell'appello. anche per dare la risposta, poi dopo nei quesiti, ma non saprei a cosa si poteva, a cosa si riferisce. Non lo so, perché forse. Forse lì stavo parlando del Ok, primo sì, diamo quesito, quindi tempo adesso magari alla signora che controllo, ha però fatto il quesito di poter non scrivere, sono essere un certo. pochettino più esplicativa. Nel frattempo continuano ad arrivare altre domande nella chat, ma è scaduto il tempo a nostra disposizione. Dunque, non vi preoccupate, troverete tutte le domande nei prossimi giorni sulla stessa pagina di eventi nella quale vi siete iscritti. A questo punto non mi resta che augurare a tutti voi, buona giornata e a ringraziare Massimo Pugioni e Giuseppina Russo per la loro disponibilità e competenza in questo webinar. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al 9 luglio. Mi raccomando, è già aperta la pagina, potete iniziare a iscrivervi. Buon proseguimento! Grazie, buongiorno a tutti, buona giornata. Grazie.